Una mostra fino al 16 di aprile a Villa Perenich di Chieti che ha come filo conduttore l'uovo dell'artista Eugenio De Medio. L'uovo perché? L'uovo perché è un simbolo, e il mio percorso artistico, soprattutto dal punto di vista pittorico, si incontra appunto con i simboli archetipi, quindi simboli alfabeti, antichi, oppure oggetti, labirinti, uova, eccetera. Anche nella composizione utilizzo comunque elementi archetipi quali la sezione aura, oppure le spirali, eccetera, il cerchio, eccetera. Quindi sono raggruppate una serie di monotipi realizzati su carta, che sono comunque tutti pezzi, appunto, monotipi, quindi tutti pezzi unici, realizzati con un torchio antico dell'Ottocento che serviva come copialettere. Le sue specialità però non si limitano alla tela, ma lei crea anche manufatti che sono gioielli, complementi d'arredo, tessuti ispirati proprio ai suoi quadri e tanto altro. Certo, io ho cominciato a creare le mie cose, diciamo, da 10-12 anni ho cominciato a dipingere, a fare ceramiche. E poi sono diventato architetto, mi sono specializzato in restauro dei monumenti e quindi poi ho iniziato come designer a creare sia gioielleria sia complementi di abbigliamento, bottoni, eccetera. Lei usa molto anche la tecnica del riuso? Certo, l'utilizzare gli oggetti che hanno un significato e appunto fa parte di questa ricerca dell'antico, dell'arcaico. Ad esempio questo alle spalle è realizzato da un friscolo, che è un oggetto che si utilizza anche adesso per la torchiatura delle olive. Questo per esempio rappresenta l'evoluzione dell'uomo.